dopo un bel po' di settimane ritorniamo al profeta Sofonia. Quindi vi invito ad aprire le vostre Bibbie. Non sto a ripetere alcuni elementi dell'introduzione che abbiamo già detto varie volte, quindi li do per scontato che già li conosciamo, ecco. Dico solo che Sofonia predicò in un momento molto tragico, molto difficile del regno di Giuda e di Gerusalemme, non tanto come stato geografico e come città, no? Come capitale, ma perché le persone che abitavano in Giuda e in Gerusalemme avevano disobbedito al patto dell'Eterno, al patto del Signore. E il Signore mandò dei profeti ad annunciare la sua parola, avvisandoli: guardate che se non vi convertite, se non vi ravvedete, sarete puniti. Questo era già successo al regno di Israele, al regno del nord, e nel 587 avanti Cristo, ahimè, accadde anche alle persone che abitavano in Giuda e in Gerusalemme. Ma c'è da domandarsi, ma sicuramente fra il popolo c'erano delle persone che erano timorate di Dio, c'erano delle persone che erano fedeli al Signore. E probabilmente queste persone, forse a quelle parole, restavano un pochettino turbate. Ma come? Ci sono, ahimè, purtroppo, coloro che disobbediscono alla legge di Dio, ma noi che abbiamo cercato di essere fedeli al Signore, perché dobbiamo anche noi subire un trattamento del genere? Ma spesso questo accade anche un po' nella nostra vita. Noi cerchiamo di essere fedeli al Signore, cerchiamo di avere la sana dottrina, una sana comprensione della parola del Signore, ma nella vita ci vengono le prove, ci vengono delle difficoltà. Col passare degli anni le forze vengono meno. Man mano che si avvicina la vecchiaia o diventiamo vecchietti, siamo un po' grosso modo tutti quanti in modo di età un po' avanzata, ma subentrano anche delle malattie. E allora delle domande vengono quasi spontanee. E allora in che maniera Sofonia cercò di tenere ferma, stabile, la fede di coloro che erano fedeli al suo tempo? E lo stesso Sofonia probabilmente non comprendeva tutte le cose che diceva, attenzione. Perché per esempio Pietro dice che i profeti nel Vecchio Testamento annunciavano e predicavano, però delle cose loro non le comprendevano. Ma in che maniera Sofonia poté riuscire sicuramente a consolare, a fortificare, a mantenere viva la speranza in coloro che erano fedeli al Signore? E allora mi sono chiesto per questa predicazione di stamattina di parlare su delle prospettive, diciamo così, profetiche che Sofonia aveva e che ci esprime in una certa maniera in questi semplici tre capitoli, e che noi riusciamo a capire proprio perché li vediamo anche nel loro collegamento con il Nuovo Testamento. Perché se non facciamo questo collegamento tra vecchio e nuovo, il Nuovo e Vecchio Testamento, tutte le cose non ci risultano chiare come dovrebbero. E allora c'è tutto un modo di esprimersi di Sofonia parlando più volte, per esempio, di un giorno, del giorno. Se avete letto il libro, io spero che l'abbiate fatto, perché stiamo predicando, ecco, da vari mesi, anche se una volta al mese, ma comunque, diciamo sì, da vari mesi, insomma, ho sottoposto all'attenzione di noi tutti questa profezia. E allora leggiamo, per esempio, nel capitolo primo, versetto 14 e 15. Il gran giorno del Signore è vicino,
è vicino e viene in gran fretta. Si sente venire il giorno del Signore e il più valoroso grida amaramente. Quel giorno è un giorno d'ira, un giorno di sventura e d'angoscia, un giorno di rovina e di desolazione, un giorno di tenebre e caligine, un giorno di nuvole e di fitta oscurità. Un giorno poi parla anche di giorno di battaglia. Poi, sempre nel capitolo primo, versetti 7 a 9. Quel giorno punirò tutti quelli che saltano la soglia, che riempiono di violenza e di frode le case del loro popolo, dei loro padroni. Quel giorno, dice il Signore, si alzerà un grido dalla porta dei pesci, un urlo dal quartiere nuovo e un gran fracasso dalle colline. E ancora al capitolo 3, versetti 16 e 17. Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acquieterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Altri versetti li leggeremo nel corso della predicazione. Questi versi pongono davanti a noi un tempo ben preciso, ma nello stesso tempo, dai lati un po' incerti e un po' oscuri, che il resto della scrittura ci aiuta a capire. Come dissi in qualche altra occasione, Sofonia, se vogliamo, è un pochettino come un sunto della lunga profezia di Isaia. Ma c'era anche Amos e Gioele che in quel tempo predicarono ugualmente le stesse parole, lo stesso messaggio, la necessità di ravvedersi e di ascoltare praticamente la parola del Signore. Allora c'è, in questi testi che abbiamo letto, si parla di un giorno di giudizio, si parla di un giorno di sacrificio, si parla di un giorno di salvezza e di gioia. E noi vogliamo analizzare questi tre punti, questi tre elementi. Ma prima di andare oltre bisogna capire che quello che Sofonia cercava di sollecitare nel popolo del Signore, l'importanza di ascoltare la parola del Signore, la parola che il Signore dava. E questa credo che sia una sollecitazione che valga anche per ciascuno di noi. La parola, nella sua completezza, penso che ognuno di noi dedica del tempo ogni giorno, non a leggere tutto perché le 24 ore non basterebbero, ma sicuramente dedica del tempo ad ascoltarla, a leggerla, a meditarla, magari facendosi anche aiutare da qualche guida che offre dei suggerimenti, delle prospettive di riflessione. Ma è altresì importante ascoltarla e fargli attenzione anche e soprattutto quando essa viene predicata nella comunità, nella Chiesa. Perché attraverso essa, in una forma comunitaria, il Signore porta il suo popolo ad andare più avanti e a progredire. Ma il punto, certamente il punto importante è quello di leggere, quello di ascoltare la predicazione, ma altresì è importante farne tesoro e metterlo in pratica. Perché se l'ascoltiamo soltanto e non ne facciamo tesoro, praticamente inganniamo noi stessi. Inganniamo noi stessi e non produce i frutti, gli effetti che essa deve produrre. Allora, il giorno del giudizio del Signore. Abbiamo detto prima che in quel tempo c'era una grande diffusione della disobbedienza alla legge di Dio, al patto di Dio. E questo sollecitò il Signore a dover intervenire. Ma il Signore non è un Dio crudele. Il Signore non è un Dio che si lascia prendere da imprevisti e non si lascia dominare in maniera prevalente la sua ira. Egli annuncia un giorno di giudizio
ma nello stesso tempo prospetta un giorno, nello stesso giorno, anche misericordia per chi dà ascolto a quello che egli dice. Quel giorno era vicino, diceva Sofonia. Un giorno che non fu soltanto annunciato, ma un giorno che fu anche attuato. Perché il Signore non si contraddice con le sue parole. Quello che egli dice, egli lo fa. Quello che egli promette, egli lo adempie. E così le sue promesse hanno una grande valenza nella nostra fede e nella nostra vita. E la soluzione all'ira di Dio è una sola, quella di ravvedersi e affidarsi al Signore Gesù Cristo. Infatti al capitolo 2, i primi versetti, dice: raccoglietevi, raccoglietevi, o nazione spudorata, prima che il decreto partorisca e il giorno passi come la pula, prima che vi piombi addosso l'ardente ira dell'Eterno, prima che vi sorprenda il giorno dell'Eterno. Cercate l'Eterno. Questa, cari miei, è la soluzione per evitare l'ira di Dio. Questo è il rimedio prospettato da Dio, non altro, non altre cose, non altre opportunità, non altre possibilità. Il Signore si addolora di mandare i suoi giudizi e di applicare la sua disciplina. Lo fa con dolore, ma allo stesso tempo usa anche misericordia se noi gli diamo ascolto e poniamo la nostra fiducia con un impegno di obbedienza nei suoi confronti. Adamo ed Eva non diedero ascolto al Signore e furono cacciati dall'Eden. Saul disobbedì ai suoi doveri e il Signore gli fece perdere il privilegio di essere re in Israele. Anania e Saffira, troviamo la storia di questa coppia in Atti, che per loro cupidigie e per loro bugie il Signore li colpì con la morte. Ma anche in relazione alla Santa Cena, l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: di proprio per il fatto che diversi di voi non tengono in debita considerazione quello che si sta facendo e il significato di questi simboli in relazione a quello che è la Chiesa del Signore, il corpo di Cristo, diversi fra di voi sono malati e diversi muoiono. Cari fratelli, da un punto di vista è terribile cadere sotto la disciplina del Signore. Eppure a quel tempo non tutti diedero ascolto a questo messaggio di Sofonia, e allora bisogna a un certo punto decidersi a fare, diciamo così, le cose seriamente, a farle seriamente. Un giorno di tenebre, un giorno d'ira. Non solo il Signore lo preannunciò, ma da lì a pochi decenni quelle parole si avverarono, perché i babilonesi sconfissero gli eserciti di Giuda, conquistarono quei territori e molti furono deportati. E i testi storici che noi troviamo nella Bibbia, ma pensiamo anche per esempio alla storia di Daniele, noi vediamo che praticamente ci fu grande sofferenza, grande disagio, grandi problemi. Il rimedio per non cadere sotto la disciplina del Signore, per quanto essa sia espressione del suo amore, del suo interesse, perché proprio come dei genitori educano e disciplinano i loro figli affinché emergano degli elementi positivi nella loro esistenza, ebbene, alla stessa maniera il Signore lo fa con noi, ma comunque è pur sempre una disciplina che al momento può recare dolore e sofferenza. Quindi c'è questo elemento di questo giorno del giudizio, che non soltanto è un evento storico che si realizzò in quel tempo, dopo un po' di tempo che Sofonia predicava, ma è anche simbolo di un altro giudizio, che sarà quello universale, che un giorno sopraggiungerà. Si parla poi nel nostro testo che abbiamo letto di un giorno del sacrificio. Giorno del sacrificio. I versetti 7 e 8 dice: tacete davanti al Signore
davanti al nostro Dio, poiché il giorno del Signore è vicino, perché il Signore ha preparato un sacrificio, ha consacrato i suoi invitati. Nel giorno del sacrificio del Signore io punirò tutti i principi, i figli dei re e tutti quelli che si vestono di abiti stranieri. Qui ovviamente gli abiti stranieri è la religiosità, i simboli religiosi dei popoli pagani che circondavano Giuda e Gerusalemme, che essi avevano, ahimè, assorbito nella loro cultura e nel loro culto. Un giorno di sacrificio. Anche questo qui ha una collocazione applicata a quel tempo, ma poiché il testo ci parla di un sacrificio che consacra i suoi invitati, ci fa pensare a qualche cosa di molto più grande, di più particolare, un sacrificio che sarebbe stato risolutivo di quello che era la condizione spirituale di tante persone. Ebbene, questo sacrificio penso che faccia riferimento al sacrificio del Signore Gesù Cristo. Il Signore chiama i suoi convitati, chiama i suoi eletti e in questa maniera li santifica, li purifica, li rigenera. E questo tipo di persone, i suoi eletti, usufruiscono della sua benedizione e della sua speranza. Questa parola di Sofonia è spiegata, questo l'ambito del sacrificio, in una maniera molto più dettagliata, molto più esplicita, se volete, nel profeta Isaia. E ci sono vari capitoli che parlano del servo dell'Eterno, il quale si sarebbe caricato del peccato, dell'ingiustizia, della malvagità degli esseri umani e nello stesso tempo però avrebbe dato la vita a coloro che egli avrebbe chiamato. I profeti stessi parlavano del Messia, delle sue sofferenze, di quello che lui avrebbe dovuto affrontare, ma come dicevamo prima, non capivano molto spesso tutto quello che si dicevano, come ci informa Pietro nella sua prima lettera al capitolo 1, versetto 10. Per noi adesso è più semplice capire queste cose, perché? Perché leggiamo queste parole del Vecchio Testamento e le rapportiamo al Nuovo Testamento, che altrimenti le due parti sarebbero, come dire, monche, incomprensibili per certi aspetti. Immaginate una persona alla quale diamo un libro da leggere, lo tagliamo a metà, metà lo diamo a una persona e metà ad un altro. Ognuno si legge la parte che riceve e alla fine tutte e due restano, come dire, con una lettura incomprensibile, incompleta, perché le parti non sono complete. E così è praticamente la Bibbia. Il Vecchio Testamento è monco senza il Nuovo Testamento è monco senza il Vecchio. Questa è la necessità, non soltanto allora di affermare che noi crediamo all'ispirazione e all'autorità di tutta la Scrittura, ma dipende anche dal modo nella quale noi la trattiamo, da come noi la utilizziamo. Ebbene, questo giorno di questo sacrificio particolare fu in un certo qual modo il sogno di Abramo. Abramo, è scritto in Giovanni capitolo 8, desiderò di sperare il giorno del Signore, ma non lo vide, non lo vide. Come anche voleva essere presente nella terra promessa e non lo ottenne. E come dice la lettera agli Ebrei, perché essi, il Signore vuole che tutti quanti insieme, come i credenti di ogni tempo, insieme godano nello stesso momento di questa grandissima benedizione. I profeti stessi parlavano del Messia e delle sue sofferenze e non capivano, dicevamo. A noi le cose oggi sono più chiare perché la Scrittura è completa ed è essa l'unica fonte di rivelazione di Dio per conoscere Dio stesso e anche il messaggio che Egli ci prospetta. Quel sacrificio non fu soltanto pensato nell'eternità passata da parte della Trinità, non fu soltanto un qualcosa di pensato e programmato, ma ad un certo momento fu attuato e per la grazia di Dio è applicato nella vita di coloro che il Signore chiama e che santifica. E tutto questo dovrebbe farci pensare al grande privilegio che noi abbiamo.
Ma quel sacrificio ha determinato anche un'altra situazione che è molto particolare, che non tutti oggigiorno riescono ad afferrare. Se leggessimo Atti capitolo 15, versetti 15 a 18, noi vediamo che alla conferenza di Gerusalemme avvenne che fu detto che il Signore attraverso Cristo stava edificando la capanna di Davide. Nel Vecchio Testamento c'era un patto fatto con Davide e la sua famiglia. E il sacrificio di Cristo non aveva soltanto lo scopo di dare salvezza, redenzione e quindi vita eterna, ma aveva anche un ruolo molto importante, far cessare, adempiere le profezie fatte anche a Davide e nello stesso tempo far terminare questo ruolo centrale del popolo di Israele che aveva avuto fino a quel momento nella storia. Il Signore aveva promesso a Davide di dargli una casa in eterno e questa casa in eterno non è altro che quella che Cristo edifica chiamando i suoi eletti e quindi è la Chiesa e non altro. Israele con quel sacrificio smise di avere un ruolo centrale, un ruolo particolare. La Chiesa corrisponde alla edificazione del popolo del Signore. Questo regno che non è fatto di eserciti e roccaforti, ma è di credenti presi da ogni popolo della terra, da ogni lingua, da ogni tribù. E così in questa maniera il Signore ha adempiuto le promesse pattizie che aveva fatto con Abramo. Dunque nel giorno del sacrificio cessò il primato di Israele e iniziò una nuova fase per il popolo di Dio. La Chiesa che già esisteva nel Vecchio Testamento è presentata adesso in una forma molto più chiara fino all'estremità della terra, come poi dice il mandato in Matteo 28. Quel sacrificio compiuto in un giorno ben preciso determinò la vittoria sul peccato, sul diavolo, sulla morte. Quel sacrificio che noi ricordiamo costantemente e in maniera particolare durante il culto al Signore, al culto domenicale, non con degli altri surrogati attraverso anche i mezzi tecnologici che oggigiorno si usano. Quel sacrificio ha determinato una restaurazione iniziale. Chi è in Cristo è una nuova creatura. C'è un cambiamento, c'è una trasformazione, ma non finisce là. Perché quando leggiamo nella Bibbia di questo giorno, noi troviamo che se ne parla anche praticamente per un aspetto di carattere futuro. Qual è questo giorno della restaurazione? Questo giorno della restaurazione anche qui ha una duplice valenza. Se leggiamo il versetto 20, il versetto 20 del capitolo 3, a un certo punto si dice: in quel tempo io vi ricondurrò, in quel tempo vi raccoglierò, perché vi renderò famosi e gloriosi fra tutti i popoli della terra, quando farò tornare sotto i vostri occhi quelli che sono in esilio, dice il Signore. Ebbene, questa profezia, effettivamente questa parola, si realizzò quando Israele da Babilonia, almeno i reduci o questo resto che il Signore tenne in vita, li fece ritornare di nuovo a Gerusalemme. E noi sappiamo, ecco, ci fu la ricostruzione del Tempio e tutto un procedere avanti in questa maniera. Ma il capitolo 1, nei versi 2 e 3, ci parla invece del giorno in cui ci sarà un giudizio universale. Il capitolo 1, versetti 2 e 3, io distruggerò ogni cosa dalla faccia della terra, dice il Signore, distruggerò uomini e bestie, distruggerò uccelli del cielo, i pesci del mare, gli intoppi assieme agli empi ed eliminerò gli uomini dalla faccia della terra. Quindi un giorno di restaurazione, ma anche contemporaneamente un giorno di distruzione di carattere generale, il giorno del giudizio universale. Il versetto 17 del capitolo 3, il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te,
come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acqueterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Vedete il cambiamento delle circostanze, il cambiamento delle situazioni. Il giorno Cristo ha iniziato la sua restaurazione, chi è in Cristo è una nuova creatura, la Chiesa è l'alternativa a questo mondo di ingiustizia e di disobbedienza al Signore, di rottura al patto con Dio. La Chiesa invece è il nuovo popolo che rappresenta Dio su questa terra. E questo popolo cosa fa? Aspetta questa totale e nuova, definitiva restaurazione, o come a volte viene detto, la consumazione finale. Ma in quel giorno ci sarà un duplice aspetto di questo intervento di Dio: il giudizio universale e la restaurazione totale, i nuovi cieli e nuova terra, in cui il Signore sarebbe stato in mezzo al suo popolo, e lì non ci sarà nessun tempio, perché il Signore abita in mezzo alla sua Chiesa. Allora, in che maniera Sofonia incoraggiava i fedeli del suo tempo? In che maniera? Prospettando loro una visione profetica, probabilmente con delle cose chiare e delle cose un pochettino oscure, ma dava questa prospettiva che è molto più chiara con le parole di Gesù Cristo: io vado a prepararvi un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me. Se quei credenti di allora avessero pensato di vivere soltanto per quella loro vita terrena, Paolo dice che sarebbero stati più miserabili degli uomini. E noi, tu, che prospettiva hai della tua vita? Pensi a questo evento futuro, escatologico, anche avendo ora le primizie dello Spirito, se siamo soggetti a delle prove, a delle sofferenze, a delle difficoltà, ma il Signore ci invita a guardare più avanti, a guardare a un domani, a quando non ci sarà più ingiustizia, non ci sarà più guerra, non ci sarà più dolore. E anche se oggi dovessimo trovarci nella prova derivante da tantissime situazioni che potremmo elencare in una maniera anche abbastanza ampia, nella realtà la parola del Signore rimane certa e sicura, così come è rimasta certa e sicura nel tempo in cui parlava Sofonia. Non capiva tutto, non sapeva tutti i particolari che noi oggi possiamo aggiungere, ma restiamo ancora però parzialmente ignoranti su questo, su tanti aspetti, ma sicuramente come le cose si avverarono a quel tempo, così queste parole di speranza sicuramente si avvereranno anche per noi. Allora, se noi speriamo per questa vita soltanto, siamo i più miserabili degli uomini e vivremo così nella tristezza e nel dolore, ripiegati su noi stessi. Ma dobbiamo mirare all'intervento risolutivo e finale di Dio, che compirà secondo il suo patto e le parti così della sua alleanza. Che il Signore possa essere lodato e che le prospettive della nostra vita possano essere cambiate. Solo così queste parole potranno avere un'efficacia e una risoluzione così nella nostra vita. Preghiamo. Signore, ti lodiamo e ti benediciamo, anche perché, come è stato già ricordato in qualche preghiera, ma ci fa piacere confessarlo, che tu sei il Signore e tutto quel che accade non accade né per caso né per libera determinazione di qualcuno, ma tu compi i tuoi piani, i tuoi progetti con delle finalità ben precise e degli scopi ben chiari. A te, Signore, tutto è chiaro e hai la forza di poter adempiere tutte le tue promesse. Aiutaci, Signore, a non ripiegarci su noi stessi, ma a guardare alle tue prospettive. In questa maniera la nostra vita potrà sempre cambiare e essere più ricca di pace e di serenità, anche quando sopraggiungono le prove nella nostra vita, che sicuramente non ci mancheranno, poiché tu hai detto che noi, pur avendo le primizie dello Spirito, noi soffriamo, gemiamo in noi stessi, Signore, così come geme tutto il creato, e aspettiamo, Signore, la consumazione totale delle tue promesse, perché tu così ce l'hai
promesso. Noi ti ringraziamo, ti lodiamo, grazie per questa prospettiva che ci viene dalla tua parola. Sia lode al tuo nome. Amen.